come gestiamo il lavoro in tempo di Covid? È una domanda molto importante al quale volevo comunque raccontare quella che è la nostra esperienza come studio. Ed è un periodo molto particolare proprio perché l'emergenza Covid ha reso tutto il processo lavorativo piuttosto complicato, o meglio, lo ha portato a uno step successivo, ad un'evoluzione. Questo perché lo studio che ho fondato, di effetti visivi, nasce proprio come con un concetto fondamentale, che è quello del non essere legato necessariamente ad un posto. Infatti, nell'ufficio ci siamo più persone che facciamo più cose differenti, ma proprio come società di effetti visivi, qui all'interno dello stabile dove siamo noi a Napoli, c'è soltanto l'amministrazione, che comprende due persone che si occupano della contabilità, l'amministratore ed io, che sono il producer e il supervisore per l'area di Napoli. Questa è l'idea di base da cui sono partito: non dovevano esserci necessariamente tutte le persone qui a lavorare. Perché? Perché abbiamo creato già da un paio d'anni quella che era una squadra che lavorava da tutta Italia, da casa o dai propri uffici, o dai propri studietti, dai propri uffici localmente. E infatti negli anni abbiamo costruito una squadra di persone che lavorano da Milano, dalla Sardegna, da Lazio, da Roma, da Bologna, da Napoli anche, perché ci sono anche altre persone che lavorano a Napoli, da Caserta, che è un'altra provincia di Napoli, ma non necessariamente devono venire a lavorare qui in ufficio. Qui in ufficio abbiamo una serie di comodità, che sono ad esempio la fibra per la connessione, i server per la condivisione dei file, ma è tutto disponibile ed accessibile online. Anche la gestione dello stesso lavoro è tutta quanta organizzata e gestita online grazie a delle piattaforme. Ora, in tempo di Covid cosa è successo? Beh, realmente a noi è successo ben poco, nel senso che continuiamo a lavorare come abbiamo sempre continuato. La più grande differenza probabilmente è la mia, dove ho cominciato a lavorare molto più da casa piuttosto che in ufficio. Prima avevo dei ritmi differenti, lavoravo dalla mattina alle 9 fino alle 15, alle 16 in ufficio, poi tornavo a casa e continuavo a lavorare lì. Adesso invece ho spostato un po' tutti quelli che sono i miei ritmi e vengo in ufficio solo per necessità, proprio perché per evitare prima il contagio, poi per evitare la diffusione del contagio successivamente, poi per tanti contatti che ci sono stati tra positivi, colleghi e altre persone, abbiamo cercato di evitare anche l'utilizzo dell'ufficio, almeno che non sia strettamente necessario. Io ad esempio vengo in ufficio, in questo periodo sto venendo in ufficio soltanto 2, 3, 4 ore la mattina per organizzare il materiale da mandare in giro per l'Italia. Ad esempio, ora sto ultimando e preparando degli hard disk. Uno va a Roma, e sta qui il pacco già pronto, un altro già all'ingresso che dovevamo venire a ritirarlo. Questo invece è di un collaboratore che lavora con noi, di un artista che lavora con noi, che deve venire a prenderselo, perché prima sarebbe venuto lui, si sarebbe attaccato al server, avrebbe scaricato quello che gli serviva. Adesso invece, proprio per evitare troppi spostamenti, sto preparando tutto il materiale, ho acquistato degli hard disk, preparo il tutto e poi lo metto all'ingresso, così viene, prende l'hard disk e va via, così da poter lavorare. È vero anche che possiamo, grazie alla struttura che abbiamo creato, riuscire a scaricarsi il materiale dal server, però ci sono casi e casi. Per esempio in questo caso parliamo di 2 tera di girato ed era piuttosto pesante da dover scaricare con una linea fibra che aveva lui a casa, come anche un'altra persona che lavora con noi da Roma. Era davvero talmente tanta roba e andiamo talmente tanto di fretta che non avevamo la possibilità, il tempo di poterlo scaricare. Quindi mi sono accollato io la responsabilità di scaricare tutto il materiale, organizzarlo anche sul server, e poi chi non riusciva a procurarselo dal nostro server, sto preparando io degli hard disk e li spediamo in giro. Insomma, questo è il modo con cui adesso abbiamo trasformato, in realtà già prima era così per noi, però adesso ancora di più abbiamo esasperato il concetto di lavoro. In Italia si chiama smart working, lo chiamano smart working, in realtà il lavoro da casa, in realtà per chi fa materie creative, video content creation, ma anche aspetti grafici, l'importante è avere i propri mezzi a disposizione per poter lavorare. Non è necessario un ufficio, a meno che non ci debba essere confronto, ma nel nostro caso, dove il confronto avviene completamente online, anche il lavoro può avvenire online. Ed infine poi arriva il proprio luogo di lavoro. E sì, perché poi, come detto, lavoro da casa, ad esempio io lavoro da casa, dove ho allestito il mio piccolo studio, dove ho un po' tutte le mie cose, ho la mia workstation dove
Posso praticamente lavorare sui progetti anche più complessi perché sono riuscito a creare due situazioni completamente differenti. In ufficio ho una workstation in un modo, a casa invece ho la mia workstation personale, che è cosa che anche un bel po'. C'è un video in cui ve ne ho parlato, dove vi parlavo del mio iMac Pro, ed infatti qui c'è il mio iMac Pro con un paio di monitor in più che non fanno mai male. Poi ci vogliono, per poter lavorare, questa è la mia ricetta segreta, tanti hard disk. Vi do qualche informazione un pochino più tecnica perché probabilmente a qualcuno di voi può interessare quello che utilizzo tutti i giorni. Come dicevo, quindi a casa utilizzo Mac, mentre in ufficio utilizzo delle workstation Dell, quindi con Windows. Come hard disk io sto utilizzando questi, ne ho comprati già 4 di questi, sono anche abbastanza costosi. Sono i G-Technology Armor ATD, G-Technology Armor, una cosa del genere. Vi lascio qui sotto i link in descrizione. E ne ho comprati di vari tagli. In realtà ho due da 4 tera, uno da 5 e uno da 2, perché sono gli hard disk più capienti e non tanto rugged, perché comunque è soltanto una gomma quella che c'è intorno, infatti può essere tranquillamente rimossa. Però almeno sono degli hard disk che hanno una porta USB di tipo C, che quindi mi consentono di poter lavorare non solo con le porte USB-C, che ho sia sul MacBook Pro che sull'iMac Pro. E poi sono comunque 3.1, quindi sono abbastanza veloci. Il limite reale poi diventa l'hard disk che c'è all'interno, che hanno una determinata velocità, quindi oltre quella velocità non si può andare. Ma almeno posso portarmi i lavori avanti e indietro. E io di norma, ho un hard disk per un lavoro. Voi direte, hai progetti che superano i 4 tera, i 5 tera? Sì, anzi adesso ho un lavoro, un grande lavoro, un grande progetto su un hard disk da 2 tera, ma probabilmente adesso mi giro e vado a comprarne un altro da 4 tera o 5 tera su Amazon, cerco qualche offerta, perché la verità è che ho tutti questi, tranne il primo, li ho comprati sempre in offerta su Amazon, ci aspetto l'offerta warehouse dove ci sono 20-30 euro in meno e ne compro uno. Gli ultimi due li ho comprati ad agosto, adesso penso ne comprerò un altro perché ho proprio necessità di avere più spazio per quell'altro progetto. E poi quello da 2 tera lo passerò a un progetto un pochino più piccolo. Mentre, ce l'ho dall'altro lato, per i lavori ancora più piccoli, da 100 giga in giù, insomma, ho tre SSD, due da 500 giga e uno da 1 tera, con cui in pratica ci faccio un po' di tutto e lì posso lavorare anche a progetti un pochino più smart, più veloci, dove ho meno materiale. Quando invece faccio film, serie TV o altro, beh, il girato che mi viene mandato molto spesso è a 7K, 8K, 5K. E sono file molto ma molto pesanti, quindi utilizzo questi qua che sono più capienti, comunque abbastanza veloci e sono un po' rugged, quindi un pochino di botte riescono nel caso a sopperirle, anche perché io spesso, cioè spesso sempre, li porto con me in zaino, quelli che servono da spoletta per andare in ufficio e poi tornare a casa per prendere i file, ad esempio, e tornare indietro e quindi li metto nello zaino. Utilizzo un'altra borsa solo per questi, però comunque ci sta la botta vicino allo zaino, lo zaino che cade per terra, oppure lo metto in un punto della macchina dove qualcuno ci può dare un calcio, ci può stare, quindi avere un hard disk un pochino più imbottito non è assolutamente male. Poi una cosa che utilizzo tanto invece sono delle piattaforme web. Allora, in primis utilizzo tantissimo Google Docs, che sia l'applicazione Fogli, che sia l'applicazione Documenti, che sia anche quella per le presentazioni, ci faccio praticamente di tutto, specialmente con Google Fogli, dove praticamente ho quasi abbandonato Excel, proprio perché su Google Fogli ho tutto online, tutto sharing, collaborazione al mille per mille con le altre persone in giro per l'Italia e ci faccio praticamente tutto quello che ci facevo su Excel. Excel è fondamentale sia conoscerlo che utilizzarlo per la propria attività, per mantenere tutto ben ordinato, per mantenere anche i conti, perché quelle sono una parte fondamentale. Poi utilizzo una piattaforma dedicata esclusivamente al project management per effetti visivi e dell'animazione che si chiama F-Track. Quella è un pochino più oltre quelle che possono essere le conoscenze o l'utilizzo di un videomaker o un filmmaker, quindi ve la cito soltanto, non ve ne parlo, perché è proprio dedicata alla lavorazione sia per effetti visivi, animazione, ma anche il game design, quindi si può organizzare un progetto anche di game design su quella piattaforma ed ha un costo di 25 euro al mese ad utente. Considerando che lo studio al momento stiamo lavorando in 5 persone,
lo studio si fa carico del costo mensile per 5 utenti e quindi diventano una condizione a scalare. Ci sono stati momenti in alcune lavorazioni dove sono arrivato a ordinare 13 licenze, quindi pensate quanto si spende. Però sono fondamentali per mantenere tutto quello che è l'apparato, la gestione lavorativa è fondamentale. E poi infine il proprio luogo di lavoro va comunque un minimo personalizzato. Io per esempio, è vero che questa è casa mia, quindi questa stanza finché sarà in mia gestione sarà comunque sempre un po' personalizzata. E ho creato tutto un sistema con i LED, con le luci, tutto per accompagnare anche visivamente quello che faccio. Adesso è giorno, non si vedono i LED accesi, ma ad occhio nudo si vedono tantissimo. E ho creato un'illuminazione che anche quando lavoro di sera, in realtà ho lavoro di giorno, lavoro di sera, ho sempre la stessa illuminazione, quasi sempre la stessa, anche se ho la finestra aperta. Questo perché mi aiuta a concentrarmi e a non stancarmi troppo davanti al computer. E poi ultima cosa, special modo poi quando si lavora da casa, è concentrarsi, darsi degli obiettivi e focalizzarsi su quello che si sta facendo, perché altrimenti il fatto di essere in un ambiente familiare, di sapere di potersi fermare o di sapere di potersi prendere un momento di pausa, ci porta a non essere abbastanza produttivi. Dato che comunque il nostro tipo di lavoro, quello che facciamo noi della content creation, molto più particolare poi quello che faccio io con gli effetti visivi, è davvero fondamentale, dato che si può lavorare da casa, davvero tanto fondamentale riuscire a concentrarsi e darsi degli obiettivi. Io per questo utilizzo un'ultima applicazione che si chiama Todoist, che è un'applicazione che si trova anche per iPhone, per iPad, per Android, per Mac, PC, Windows, Linux, un po' dappertutto, ed è un project manager, diciamo, no neanche, è una to-do list avanzata / project cose, e io abbiamo provato a utilizzarla in collaborazione anche in ufficio, non ci è piaciuta, ma io invece l'ho trovata ottima e fantastica come cosa individuale per l'organizzazione dei progetti, delle cose da fare, e utilizzo esclusivamente quella. Insomma, così è come affrontiamo il lavoro al tempo del Covid, dell'emergenza Covid, sperando che questo periodo passi molto velocemente per poter tornare tutti quanti con una libertà ed una consapevolezza completamente differente da quando tutto è cominciato. Oggi vedo che molte realtà si sono ricollocate, ricostruite, riconvertite, e quindi il Covid, proprio quindi questa emergenza, non ha fatto proprio male, perché si è creato, si è tolto tutto l'eccesso ed è rimasto soltanto il buono. Ed è questo probabilmente quello che dobbiamo fare, lavorare o riorganizzare la nostra vita produttive oggi in funzione di questa emergenza, domani in funzione di quello di cui realmente abbiamo bisogno. Insomma, questo video termina qui, spero che aver condiviso questa mia esperienza di come organizzo il lavoro al tempo del Covid, di questa emergenza sanitaria, sia interessante. Se avete qualche dubbio o commento potete scrivermelo qui sotto nella sezione commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere un like al video se vi è piaciuto. Insomma, cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.